La scuola deve ripartire, il primo banco di prova sono gli esami di Stato. Ha fatto bene il ministro a convocare i sindacati perché bisogna discutere con le parti sociali, visto che alcune materie tra l'altro sono di norma contrattuale, bisogna discutere proprio come tutelare la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori impegnati, personale amministrativo, collaboratori scolastici, personale docente, ma anche degli studenti e delle loro famiglie. Sappiamo che il momento dell'esame di maturità è un momento molto importante nella vita degli studenti, anche per le famiglie italiane, però bisogna darci delle regole innanzitutto per capire fino a che punto è la responsabilità del dirigente scolastico quello che può succedere durante questi esami di Stato per la sicurezza, per la diffusione o per per il contenimento di questo virus che ancora oggi c'è, per oggi siamo nella fase 2 ma il virus non è scomparso. E poi fondamentalmente anche capire come gli studenti dovranno raggiungere, perché in questo momento i servizi diciamo essenziali sono il 30% di quelli dei trasporti che vengono garantiti ai cittadini, ci sono studenti che dovranno viaggiare per andare, anche il personale, i commissari, insomma, per potersi spostare nelle scuole. Bisogna garantire pure nei luoghi comuni, capire le commissioni, si riuniranno in più sottocommissioni o meglio la stessa commissione si riunirà in quali aule a disposizione, perché bisogna anche lì evitare e cercare di mantenere il distanziamento sociale. Quindi sono tante di quelle domande che noi faremo, anche magari garantire alle famiglie la possibilità della pubblicità dell'esame da casa attraverso i social, piuttosto che evitando così l'ammassamento, l'assembramento delle persone nei luoghi. E poi si parla anche di come iniziare il prossimo anno scolastico. È intenzione di tutti, lo sappiamo bene, la DAD non può sostituire la didattica in presenza, non deve sostituirla, i nostri alunni hanno bisogno del personale, però il personale e gli alunni devono iniziare questa scuola in sicurezza. In base, c'è stata fornita una bozza, in questi giorni il Ministero consulterà ancora il Comitato Scientifico Nazionale, noi siamo disponibili a partecipare ai lavori pure col Comitato Scientifico, perché vogliamo porre a loro stessi dei problemi e cercare di trovare con loro anche delle soluzioni per tutelare la salute dei lavoratori. Presenteremo le nostre osservazioni al Ministero, una per tutte. Siamo convinti in questo momento di DAD bisogna fare in modo che i docenti italiani non si trasformino in videoterminalisti e il personale ATA in futuro, quando si riapriranno le scuole, non potrà essere quello che è soggetto alla sanificazione degli ambienti, perché questo deve essere fatto da personale specializzato, da ditte specializzate e non è nei compiti del personale ATA. Quindi ovviamente anche la figura del responsabile RLST nelle scuole previsto dall'ufficio, in ogni ufficio previsto dal testo unico sulla sicurezza, e questo bisogna metterlo all'interno del contratto perché non c'è nel contratto. Quindi bisogna stare molto attenti sulle responsabilità, sulle premialità che dovrebbe essere garantito comunque a chiunque si è messo in gioco anche durante questo periodo di didattica a distanza e di lavoro agile, e soprattutto va bene, è fatto bene il ministro a coinvolgere le parti sociali, perché senza le parti sociali, senza quei corpi intermedi, noi oggi abbiamo portato avanti delle prime proposte, nei giorni prossimi ne presenteremo altre, ma che derivano proprio da un dialogo con chi ogni giorno lavora per la scuola da casa e chi ha lavorato sempre per la scuola in presenza. Siamo tutti nella stessa barca, come ha detto il ministro, siamo tutti per il partito della scuola, amiamo tutti la scuola, forse è quello che ci mette tutti insieme, però ora è importante confrontarsi serratamente, perché l'anno scolastico sta per iniziare, mancano soltanto 3 mesi e mezzo e gli esami di Stato è fra un mese, ci ritroveremo con le scuole aperte come primo appuntamento.